parola a Milan TV. Grazie Laura, buongiorno, buongiorno al nostro allenatore, la vigilia di Milan-Genoa, per l'appunto Milan-Genoa, mister. Ho la sensazione che le ronzi un po' attorno questo nostro avversario molto ben allenato, peraltro molto ben preparato da Ballardini. Lei è diventato allenatore del Milan dopo un Genoa-Milan, abbiamo giocato col Genoa l'ultima partita prima del lockdown, dopo il quale abbiamo svoltato, anche se alcune premesse c'erano anche prima, e all'andata abbiamo perso i primi punti in trasferta della nostra stagione. Ecco, ha voglia di tirare le fila di tutto questo con una bella vittoria? È il desiderio che tutti noi dobbiamo avere per la partita di domani. È chiaro che vogliamo tornare alla vittoria, vogliamo farlo a San Siro, dove non ci usiamo da un po' di tempo, e se lo vogliamo lo dobbiamo fare attraverso una prestazione sicuramente con qualità, con scelte precise. Credo che nell'ultimo quarto di campo, nelle ultime partite casalinghe, siamo stati meno qualitativi del solito, e spesso quelle zone di campo invece determinano il risultato, quindi è lì che domani dobbiamo essere più bravi. Andiamo da DAZN, Federica Zille. Mister, a questo punto io continuerei sulla risposta che ha appena dato. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Ultimo quarto di campo, lei sostanzialmente per sostituire Ibrahimovic ha due alternative principali, Leao e Mandzukic. Cosa possono darle di diverso, anche in momenti diversi della partita, questi due giocatori? Beh, sicuramente sono molto contento che Mario stia bene, innanzitutto. Ha fatto una buonissima settimana di allenamento, chiaramente non può avere i 90 minuti delle gambe, ma è un giocatore che ci darebbe presenza in area, e oltre a darci presenza in area è un giocatore che si sa muovere molto bene, se difficilmente sbaglia i tempi del movimento e la scelta della giocata. Rafa ci dà sicuramente più, ci deve dare più profondità, deve essere un giocatore che deve dare pochi punti di riferimento, una difesa avversaria sempre ben piazzata, e quindi svariare molto e attaccare bene la profondità, perché anche se le difese avversarie sono un pochino più basse, comunque c'è sempre lo spazio per andare oltre, e lui deve essere bravo a trovare i tempi giusti. Andiamo da Sky, Emanuele Bagliocchini. Proprio in questo senso, Stefano, ciao, volevo chiederti, ciao, una cosa: come ha interpretato il gesto di Mario? È stato un bellissimo gesto quello di rinunciare ad una parte del suo stipendio. Se da parte sua è un po' una voglia di ripartire da zero, no? Visto che le cose finora nel Milan, per colpa degli infortuni, non sono andate bene. Se l'hai visto particolarmente carico, insomma, come pronto a voltare pagina? Beh, Mario ha sofferto tantissimo il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, ha sofferto tantissimo il fatto di non riuscire ad aiutare la squadra, è arrivato con un grande entusiasmo, con grande volontà. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi, e il gesto che ha compiuto in quella direzione ne conferma i valori. È un giocatore che adesso ci può aiutare e ci aiuterà da qua alla fine. E poi volevo chiederti, Stefano, visto che abbiamo tanto parlato anche all'inizio di questa risposta, hai detto della tua voglia di vincere a San Siro, di questa discrepanza che c'è tra le partite di dentro e fuori, avevi detto in altre interviste che vi stavate chiedendo il perché, che ci avreste lavorato. Ci dobbiamo aspettare un Milan un po' diverso, non tanto negli interpreti quanto nell'atteggiamento, proprio per cambiare questo rendimento casalingo? Abbiamo valutato, analizzato bene le nostre partite in casa e abbiamo affrontato diversi avversari con diversi atteggiamenti, e credo che appunto nell'ultimo quarto, negli ultimi 30 metri, dove la scelta la migliore possibile, dove il passaggio preciso o la scelta di tirare piuttosto che passare, o di non perdere palla, quando di non forzare la giocata quando non c'è la possibilità di comunque mantenere la squadra avversaria nella loro metà campo, credo che queste siano delle situazioni che dobbiamo assolutamente mettere in campo con più convinzione e con più qualità. Se riusciremo a far questo avremo più possibilità sicuramente di segnare, avremo più possibilità di ottenere un risultato positivo. Claudio Raimondi, Mediaset. Ciao Stefano, ciao. Ti chiedo, hai detto dove deve soprattutto migliorare Leao, ma vado con un discorso di più ampio respiro. 6 gol in 23 presenze, non tutte dal primo minuto, non sono tantissimi per un attaccante, le sue chance le ha avute, spesso ha deluso. Ti chiedo, per lui questa finale campionato può essere soprattutto un esame? Qui si sta parlando di nuovi attaccanti giovani eventualmente da inserire in questo progetto.
lui deve dare un segnale anche in questo senso, cioè ci deve stare con altri numeri, con altre prestazioni nel Milan. È un esame importante per Leao. Io sono assolutamente convinto della crescita di Leao. Mi trovo ad allenare e a schierare un giocatore molto migliorato rispetto all'anno scorso, per l'attenzione che mette, per la volontà che mette di stare dentro la partita. Ma queste partite e la partita di domani e le prossime partite saranno un esame per tutti, non solamente per Leao, ma è normale che sia così, perché abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, e se riusciremo a raggiungerlo tutti avremo messo del nostro per far sì che la squadra ottenga questo grande risultato. Quindi tutti siamo sotto esame e credo che sia importante questo atteggiamento. Quando tu vai sotto esame, quando devi essere preoccupato. Se sei preoccupato, ti prepari il meglio per superare l'esame. Io ho visto una squadra preoccupata che si sta preparando nel miglior modo possibile per affrontare bene la gara di domani. Rocchi, Rai Sport. Eccoci, ciao mister. Ciao. Allora, siete preoccupati, però ci sono dei momenti in una stagione e nel campionato che sono più importanti di altri. E domani ci saranno due partite, Atalanta, Juve e Napoli-Inter, che sono comunque, che vi riguardano, sono degli scontri diretti, e il Milan, in caso di punti, comunque vada, per le altre partite ci sarà l'occasione di comunque di incrementare il vantaggio, oppure no? Insomma, è un momento più decisivo, secondo te, questo, quello di domani, e per cui fondamentale questa gara con il Genoa? Domani c'è Milan-Genoa. Noi abbiamo parlato solo della nostra partita, solo della nostra preparazione, abbiamo in testa solo i 95 minuti da disputare domani e dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere pronti a superare un avversario che si mette bene in campo, che ha delle buonissime qualità, che con il nuovo allenatore ha ottenuto risultati importanti. Quindi nella testa noi abbiamo solo la nostra gara e siamo concentrati su quello e dobbiamo interpretarla con grande attenzione e con grande determinazione per tutti i 95 minuti. Marco Pasotto, La Gazzetta dello Sport. Ciao mister, ciao. Volevo sapere se ti era capitato, visto che tu sei anche un ottimo psicologo, oltre che gestore tecnico, ti è capitato di parlare negli ultimi giorni col tuo portiere per capire come va, cosa pensa, se gli hai dato dei consigli sul futuro, se cioè, è qualcosa che avete affrontato oppure lasci che le cose facciano il loro corso? Io parlo costantemente, continuamente con i miei giocatori. In questa settimana qua abbiamo parlato a inizio settimana dell'ultima partita e poi da metà settimana della prossima partita, e assolutamente il nostro futuro è adesso e domani, sono questi 95 minuti. Poi Gigio sa benissimo quanto è importante la partita di domani, tutta la squadra lo sa. Viene facile per me dire in questo momento che l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, ma poi abbiamo la verifica più importante, quella di domani, quindi siamo solamente concentrati sulla partita di domani. Poi sulle altre situazioni credo che di avere la fortuna di avere una società alle spalle molto, molto attenta a tutte le situazioni individuali, a tutte le prospettive. Credo che Maldini abbia parlato domenica scorsa o sabato scorsa prima partita del Parma in maniera opportuna, dicendo le cose come stanno. Quindi noi pensiamo solamente al campo e su quello siamo concentrati tutti qua dentro a Milanello. Quando parliamo della partita, quando parliamo di calcio, siamo tutti molto, vedo tutti molto concentrati. Mi sembra che all'esterno forse l'argomento è un po' noioso e quindi si preferisca parlare di altro, ma non qui a Milanello. Passerini, Corriere della Sera. Ciao Stefano. Ciao. Volevo tornare su Mandzukic, che magari domani potremmo vedere in campo, almeno per qualche minuto. Ti volevo chiedere, lui appunto ha il contratto in scadenza fra un mese, ma per come lo vedi tu, oltre che per questa vicenda di cui si parlava prima, no, del contratto, dello stipendio che ha scelto di non incassare, ma tu pensi che è un giocatore dal quale si può ripartire l'anno prossimo, per come lo vedi tu? Io penso che sia un giocatore forte. È un ragazzo dai valori importanti. Quando ci sono queste caratteristiche, sicuramente, ma Mario l'ha dimostrato in tutta la sua carriera, adesso è un giocatore affidabile, adesso è un giocatore molto competitivo. È chiaro che queste ultime partite, ripeto, sono importanti per tutti noi, sono importanti per il club, sono importanti soprattutto per il presente e saranno anche importanti per il futuro di tutti noi. Benissimo, adesso andiamo da Franco Ordine, Il Giornale.
Sì, buongiorno, ciao Stefano. Volevo chiederti, da quello che capisco, non ti fai condizionare nelle tue scelte dall'elenco dal numero dei diffidati. Ecco, volevo chiederti sia questo che il comportamento degli arbitri in materia di gialli. Secondo te, in questa questo tratto finale di campionato possono essere due temi decisivi? Noi dobbiamo concentrarci sulle situazioni che possiamo determinare noi, che è la nostra prestazione. Abbiamo dimostrato che quando riusciamo a mettere in campo una prestazione all'altezza delle nostre qualità, all'altezza delle nostre idee, più delle volte abbiamo ottenuto risultati positivi. Non dobbiamo assolutamente pensare altre cose o perdere energie o concentrazione su qualche svista, su qualche errore che è normale che ci sia. Credo che arbitrare le partite nel campionato italiano sia una cosa molto difficile. All'inizio pensavo che l'assenza di pubblico potesse favorire l'arbitraggio e invece credo che lo complichi ulteriormente, perché sentire continuamente i giocatori, gli allenatori, i dirigenti protestare ad ogni singolo fallo non è senz'altro una situazione facile, ma abbiamo una classe arbitrale sicuramente di altissimo livello e noi dobbiamo concentrarci sulle situazioni che sappiamo bene interpretare. Su altre cose dobbiamo essere molto molto lucidi e non perdere energia. Antonio Vitiello, Corriere dello Sport e Milan News. Salve mister, buongiorno. Salve. Le chiedo un commento sulla stagione che sta facendo Franchessy al Milan. Credo che sia probabilmente uno dei giocatori maggiormente migliorati dall'anno scorso ad oggi, merito anche suo di quello che ha fatto con Frank, tra l'altro anche la media realizzativa è schizzata alle stelle anche grazie ai calci di rigore, però è un giocatore davvero nettamente migliorato. Le chiedo un commento su Frank, grazie. È facile per me dire che Frank è diventato un giocatore completo perché sa abbinare tutto dentro la partita, è molto attento tatticamente su tutte le situazioni dove richiediamo certe posizioni, sia in costruzione sia in fase difensiva, è sempre molto disponibile, molto partecipe. Secondo me è migliorato molto anche nella distribuzione del pallone, comincia anche a verticalizzare di più rispetto al passato, a cambiare il gioco con più qualità. I suoi inserimenti dentro l'area sono sempre coi tempi giusti, è presente in tutto quello che facciamo, è disponibile al 100%, è un giocatore che secondo me ha raggiunto un livello molto alto, ma che potrà ancora continuare ampliando ancora di più le sue conoscenze, ampliando ancora di più la qualità, perché è un giocatore che può sbagliare poco e deve sbagliare poco, soprattutto per la posizione che occupa in campo, soprattutto per l'importanza che ha dentro il nostro gioco, la posizione dei nostri due centrocampisti, perché ci devono aiutare in entrambe le fasi di gioco con continuità e con qualità. Luca Cilli, Sport Italia. Buon pomeriggio mister, volevo ricollegarmi al discorso che si stava facendo su alcuni singoli per quanto riguarda il presente e anche per il futuro. Mi riferisco in maniera particolare a Tomori, che sta facendo un campionato eccezionale. Volevo chiedere quanto è importante per lei poter contare su questo giocatore per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati e quanto le piacerebbe anche magari poterlo avere con sé anche in futuro. La ringrazio. Sì, io ho molto rispetto dei vostri quesiti, però sento e vedo che si parla troppo del futuro, ma noi dobbiamo essere troppo attaccati al nostro presente, è troppo importante la partita di domani per poter continuamente parlare di Tizio, Caio e Sempronio, se hanno posto saranno con noi. Noi vogliamo chiudere bene il campionato, vogliamo ottenere un grande risultato che il Milan non ottiene da tanto tempo, che l'impatto di Tomori, di Fick sia un impatto molto, molto positivo in tutto per tutto, per atteggiamento, per qualità, per interpretazione delle partite, per le prestazioni che ha fatto, sì. Però adesso pensiamo alla partita di domani, che è una partita difficile dove l'avversario sicuramente ci crea difficoltà e quindi dobbiamo essere bravi noi a fare qualcosa in più di loro. Area Conte. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno. Senti, i riflettori sempre accesi su Zlatan, sia in campo che fuori, sono un fastidio o magari aiutano la squadra a lavorare più isolata, più tranquilla, più concentrata?
Io con Zlatan ho avuto lo stesso atteggiamento che con gli altri giocatori in questa settimana. Abbiamo parlato della partita di Parma, abbiamo parlato della prossima gara, l'ho visto molto attento, molto partecipe come sempre. Purtroppo domani non sarà con noi per via dell'espulsione, poi si ripartirà. Spazio Milan, Delia. Buongiorno mister, mi collego un po' all'ultima domanda. È stata una settimana particolare perché si è parlato tantissimo dalle vicende legate ad Ibrahimovic, passando per il calciomercato, specialmente di Donnarumma. Dunque mister, le chiedo come si gestisce un rush finale così importante con tutte queste distrazioni esterne. Grazie. Ma per noi distrazioni non ci sono, perché quando entriamo dentro al cancello di Milanello pensiamo solamente a preparare bene le gare, a lavorare secondo i nostri principi, secondo il nostro metodo di lavoro. Io vedo assolutamente una squadra concentrata, una squadra attenta, una squadra vogliosa. Conosciamo giorno dopo giorno, tappa per tappa, tutto il percorso che abbiamo fatto per essere sino qui. Siamo a metà della salita. Finché non vedi la rampa finale non puoi alzare la testa, devi stare lì sul manubrio con la testa bassa e pedalare. Noi dobbiamo pedalare ancora tanto. Milan Press. Buon pomeriggio mister. Quale caratteristica di questo Genoa di Ballardini potrebbe mettere più in difficoltà il Milan nella sfida di domani, e quanto è cambiata questa squadra rispetto alla gara di andata? Grazie mille. Il Genoa è una squadra completa, è una squadra che sa tenere bene il campo, sa occupare bene le posizioni, gioca un calcio, non predilige di solito un grande possesso palla, ma gioca un calcio molto verticale, avendo degli attaccanti bravi sia a attaccare la profondità sia a far salire la squadra. Ha un centrocampo dinamico con un giocatore davanti a difesa molto intelligente, che ho allenato, Bade, che sa giocare molto bene, che sa smistare bene il gioco. Quindi è una squadra fisica, è una squadra difficile da superare sicuramente, quindi ripeto, la nostra prestazione dovrà essere di buon livello. Pianeta Milan. Buongiorno mister. Buongiorno. Vorrei tornare su due singoli. Tornando al discorso Leao. Leao è il giocatore che ha segnato più di tutti da subentrato, da quando l'ha allenato. Ha fatto 5 gol partendo dalla panchina. Volevo sapere se questa può essere una cosa che può tenere in considerazione in vista della partita di domani. L'altro è Dalot. Lei ha detto dopo la partita col Parma che prima l'aveva visto molto bene in allenamento e che quindi non aveva dubbi sul fatto che sarebbe entrato bene in partita. Volevo sapere se, non le chiedo se gioca, ma volevo sapere se l'aveva visto allo stesso modo in questa settimana. Grazie. Su Leao, il fatto che possa entrare bene durante la partita credo che sia una qualità molto importante per un allenatore, avere giocatori che sanno comunque entrare subito in partita con concentrazione, con delle caratteristiche magari forse anche diverse agli interpreti iniziali, ma credo che abbia fatto delle buonissime partite anche da inizio gara e anche delle partite non all'altezza, ma che fa parte di un percorso di crescita di un giocatore ancora molto giovane. Però ripeto, io vedo un Leao sicuramente molto più dentro la partita di quello che era Leao dell'anno scorso. Per me i suoi miglioramenti nel quotidiano della partita sono miglioramenti importanti. Ancora non è arrivato al massimo, ma credo che ci arriverà perché ha grande talento e sta dimostrando anche grande disponibilità. Sul fatto di Dalot che si sia sempre allenato molto bene, questo sicuramente sì. Anche tutti i suoi compagni si allenano molto bene, quindi poi le scelte si fanno di partita in partita. Daniele Longo, calciomercato.com. Buongiorno mister. Buongiorno. Domani affronterete il Genoa, che è una squadra ben allenata ma anche con delle ottime individualità, probabilmente una delle migliori è Scamacca. Rappresenta uno dei pericoli principali in vista della partita di domani, e soprattutto le piacerebbe allenarlo in futuro? Scamacca è sicuramente un giovane molto, molto promettente, con delle caratteristiche ben delineate, grande fisicità ma anche grande tecnica, quindi sicuramente un giocatore forte, un giocatore di prospettiva, ma ripeto, il Genoa